Grazie della vostra presenza. Questo è un incontro bis. Stamattina c'è stato un bellissimo incontro con i ragazzi delle scuole in cui le nostre tre amiche hanno testimoniato la loro esperienza e si sono lasciate interrogare anche dalle domande dei ragazzi. Questa sera con le istituzioni. Io inizio ringraziando innanzitutto il Comitato regionale per i diritti umani e civili e anche il comitato o la commissione della commissione Interfedi per aver voluto questo incontro, per aver scelto la Piazza dei Mestieri come collaboratore per organizzare questo momento. Questa iniziativa si colloca nell'ambito di questa settimana di Together e ha come titolo principale protagonisti all'opera. Questa sera noi abbiamo dei protagonisti all'opera nelle istituzioni, nella nostra regione e nel mondo, nella difesa dei diritti umani, ma anche un sottotitolo che è un brano di una canzone di un grande cantautore italiano, Giorgio Gaber, che dice: sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi. Noi questa sera con questo incontro vogliamo cominciare a dire noi. Noi pur venendo da esperienze diverse, da diverse parti del mondo, ma perché per dire noi occorre avere uno sguardo unito che guarda in un'unica direzione. Ecco, questa sera io spero, mi auguro che questo sia lo scopo e il contenuto di questo incontro. Innanzitutto iniziamo con, e qua sono veramente contento, che il Presidente del Consiglio regionale, che anche Ope Legis, Presidente del Comitato, sia qua con noi. So quanto è importante per loro che sono impegnate in queste battaglie avere il conforto e il sostegno delle istituzioni. E avere il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, una regione che si è sempre contraddistinta per questa difesa dei diritti umani, per questo impegno, anche cambiando le legislature, cambiando le maggioranze, ma questo è stato un punto fermo, è una cosa molto importante. Quindi iniziamo questo incontro dando la parola al Presidente Stefano Allasia per il suo saluto, che non è solo un saluto, da quello che ho già potuto leggere. Grazie, buonasera, saluto i consiglieri qui presenti, fra cui la consigliera Sara Zambaia, che è anche vicepresidente del Comitato Diritti Umani e Civili, anche il presidente, il consigliere Silvio Magliano, che è qua, diciamo, di casa in Piazza dei Mestieri, però lo ringrazio della sua presenza e dell'apporto che dà costantemente nel Comitato. Colgo l'occasione anche come presidente del Comitato dei Diritti Umani per condividere con voi alcune riflessioni sul tema. In questi tempi di guerra, di violenza, viene calpestata la dignità delle persone in molti, troppi paesi del mondo, in Ucraina, in Siria, in Iran, in Afghanistan, in Myanmar, in Nigeria, in Libia, ma probabilmente anche molto più vicino a noi, nel quartiere di casa nostra, qua a Torino. E quindi c'è davvero bisogno di ricostruire luoghi dove donne, uomini, giovani e anziani si prendono a cura degli altri, anziché pensare solo a se stessi, dove si insegna la cultura del rispetto, dell'educazione e della solidarietà, anziché la cultura dell'indifferenza e dell'egoismo, dove si persegue il bene comune anziché quello individuale. In questa società e in questo particolare momento storico così sofferente, dove aumenta il dolore sociale e si aggravano le crisi economiche, ambientali, politiche e umanitarie, tutti noi siamo chiamati a fare azioni, ad usare comportamenti per fare e costruire la pace. Oggi più che nel passato dobbiamo dedicarci ad aumentare la nostra sensibilità verso gli altri, soprattutto verso i più bisognosi, i più fragili, i più piccoli e indifesi. Sensibilizzare verso i valori di rispetto attraverso momenti di confronto come questo, come avviene questa sera, come fa il Comitato regionale costantemente, Comitato dei Diritti Umani e Civili, cui accresce questa attenzione verso il bisogno fondamentale di pace che ciascuno ha, sia esso
un'intera nazione che un semplice condominio. La politica ha la responsabilità primaria di lavorare incessantemente per fermare ogni forma di guerra e violenza, tutelando i diritti umani di ogni singolo individuo in ogni parte del mondo. Tutti, sia esso il presidente americano o quello russo, oppure voi che siete seduti qua, o anche il sottoscritto, in questa tormentata e delicata partita a scacchi, devono dimostrare di voler veramente fare la pace. Una pace giusta, in prima persona, e non invocarla solamente e sperare che lo faccia qualcun altro al nostro posto. Grazie di quello che state facendo qua, ma come anche il supporto che diamo come Comitato Diritti Umani e come Consiglio regionale, per far in modo tale che il mondo, ma soprattutto il Piemonte, sia un posto migliore. Grazie a voi. Grazie Presidente, grazie delle parole non formali, ma che ci confortano nella scelta di aver voluto questo momento all'interno di questa settimana di incontri. Do la parola a uno dei due vicepresidenti del Comitato regionale per i diritti umani e civili, Gian Piero Leo. Noi abbiamo dato un titolo a questo incontro, il rispetto dei diritti umani per una pace giusta. Magari ci aiuti ad approfondire questo tema, raccomando il rispetto dei tempi, perché è un incontro serale, non vogliamo che diventi un incontro notturno. Peccato, si sente? Peccato, perché io ammiro il Presidente del Consiglio regionale che ha richiamato i consiglieri, gli assessori, tutti alla presenza, perché le istituzioni sono una cosa importante. I miei amici, parlando di amici che seguono da sempre queste vicende, Dario Di Freddi e Silvio Magliano, sono sempre presenti. Silvio e il Comitato c'è sempre. In quanto ai vicepresidenti, potevi anche dire che sono il vicepresidente vecchio, ce n'è una meravigliosa, giovane e donna. È verità che è evidente, anche perché vorrei dire che questo si colloca nel contesto che abbiamo deciso insieme come Comitato per i diritti umani nell'anno dedicato alle lotte delle donne per i diritti nel mondo. Non è un modo di dire. Alcune dicevano le lotte per i diritti delle donne. A parte che a casa mia moglie quali diritti deve avere in più, che mi considera un assistente segretario e anche qualcos'altro di meno. Ma è molto importante significare, parlando più drammaticamente e seriamente, che le donne in gran parte del mondo, sono il vero motore della rivoluzione, del cambiamento, dei diritti, sia perché sono le più colpite, sia perché sono anche le più toste. Per cui noi abbiamo voluto, e ringrazio il Presidente all'Asia di cuore, perché non è che all'Asia vada tanto agli incontri, lavora in consiglio, fa funzionare il consiglio, ce la mette tutta per far funzionare il consiglio, ma Sara quando viene è una meraviglia, illumina, e quindi abbiamo fatto questa scelta apposta. Io vedendo la sala, fra l'altro, vedo tante persone che nei loro settori sono un esempio. Quindi un benvenuto di cuore a chi c'è stasera, è un atto di generosità dagli amici della Confederazione Islamica con Yunis Taufik, agli amici buddisti, a tante altre realtà. Mi fermo, se no me ne dimentico e faccio gaffe. E agli organizzatori, perché come tutti sappiamo è un tema che non attira molto. Avessimo detto venite, vi parliamo di quanti soldi in più avrete, di 3 redditi di cittadinanza, delle pensioni, sarebbero tutti qui. Invece no, è un tema che richiede profondamente un supplemento d'anima, una coscienza, una passione, un desiderio che loro, che ho già ascoltato stamattina,
sapranno esprimere molto meglio di me. Però permettetemi di dire che noi ci abbiamo creduto, che noi ci crediamo. In questo lavoro, anche sul titolo, è stata preziosissima la settimana di Together, la Piazza dei Mestieri, e il dottor Mauro Batuello, che è uno di una capacità di lavoro e di attenzione tattica, strategica ed ecumenica straordinaria. Quindi grazie per questa sera, che ripeto, non è scontato. Anche stamattina il giornalista che la dottoressa Natta ci ha mandato diceva: ma perché se ne parla così poco? Perché siete così pochi a organizzare? Perché, ahimè, sembra che non renda. Perché battersi per questo vuol dire chiamare a fondo la propria umanità, arrivare al fondo dell'umanità e fare una cosa completamente gratuita. Inoltre voglio dire agli amici di Together che hanno organizzato, l'ho fatto presente stasera, un'ora fa ero in smoking alla presentazione della stagione del Regio, e ho fatto presente al sindaco Lorusso, presidente Cirio e altri, che saranno qui domani pomeriggio, posso dirlo, varrebbe la pena venire, perché ormai la cosa grave è che ognuno si fa i dibattiti, Mauro rubo qualche minuto ma è importante, si fanno i dibattiti soltanto fra di loro, cioè soltanto per chi la pensa come loro. Io sono sempre andato alla festa dell'unità, quest'anno no, perché hanno detto: tu puoi venire, vero Walter, con i tuoi amici, ma chi non è di centrodestra non può venire. È assurdo, come si fa a costruire un'unità, un dialogo, un'intelligenza, ma anche a mettere in discussione le idee. Quindi dicevo, questa è una cosa un po' speciale. L'incontro, ha deciso il titolo, che è tutt'altro che casuale e generico. Dice: perché non avete messo solo la pace? Perché è troppo comodo. Infatti noi siamo convinti, certo che la pace sia la condizione primaria, ma volete che le amiche ucraine, venezuelane, iraniane non vorrebbero vivere in pace? Ma ci mancherebbe. Ma a che condizione? E che ogni vita, la nostra concezione, anche cristiana, anche di credenti, e che ogni vita sia importantissima. Ma altresì noi abbiamo il dovere di far sì che ogni vita sia degna di essere vissuta. Ieri la cara amica ucraina ci ha fatto vedere immagini strazianti dei bambini, delle donne, le vostre testimonianze, le amiche venezuelane che devono portarsi il filo per andare, se non sono del partito, al governo per essere operate, le amiche iraniane, uno dei paesi più colti della storia, e devo dire la persona che c'è qui stasera è un concentrato di cultura, che devono mendicare per avere il minimo, sotto il minimo dei diritti. Quindi noi non possiamo accettare questo. Si trovano in condizioni estreme, inimmaginabili, talmente inimmaginabili che tanti salotti occidentali radical chic dicono: ma perché combattono? Perché gli ucraini non si arrendono? Perché le donne iraniane non si allineano? Perché le donne venezuelane non si iscrivono tutti a un partito totalitario? Perché hanno una dignità? Perché hanno una coscienza della storia? Perché amano la loro umanità e la loro dignità? Allora, consigli che sono uno sfregio, vero cara amica, quando dicono: basta che vi arrendiate, è finita. Ma come tu dicevi, lo ridirai bene, se gli ucraini si arrendessero sarebbe la fine dell'Ucraina, non sarebbe la pace, sarebbe la pace dei cimiteri e dei gulag. È un'ipocrisia dire diversamente. Certo, vogliamo arrivare alla pace, assolutamente. Ma io poi sono un noto non violento, le ho sempre prese da tutti, dai fascisti, dai estremisti di sinistra, ho dato a tutti, cioè le ho prese da tutti. Più che... Ti ricordi, Mauro carissimo, mi tamponavate anche le ammaccature. Per cui io sono totalmente non violento, ma non posso vedere la violenza sugli inermi e gli ingiusti e non reagire. Ecco, per questa ragione ricordiamo anche l'Afghanistan, si è fatto l'accordo con i talebani, siamo tutti a posto, c'è la pace. Sono felici le donne afghane? Cosa sta succedendo a loro? Ebbene, non sto a commentare queste idiozie frutto di un mix di ignoranza e ideologismo,
ma anche di egoismo, che pone un problema umano fondamentale nella nostra società. Quanta gente vuole la pace? Poca. E quanto vuole essere lasciata in pace, non disturbata, non, come dire, coinvolta? Per noi la pace e i diritti, grazie Mauro che l'hai messo così bene, grazie agli amici della piazza di Together, che grazie al presidente, all'Asia e a Sara che ha scritto questo, che è stata una priorità per Sara questo lavoro, una cosa seria. Noi parliamo di rispetto dei diritti e di pace giusta. E non è che siamo proprio fuori di melone, perché da Papa Francesco al presidente Mattarella, un sacco di gente che dice che bravo il Papa, che bravo Mattarella. Però su queste cose Mattarella e il Papa si sbagliano. E no, è troppo comodo. Se stiamo con la Costituzione, con Mattarella, siamo, il mio amico Walter Nuzzo su questo, anche nei nostri lavori è molto fermo, siamo pienamente per la difesa dei diritti. Sono alla fine. Un'ultima considerazione. L'impegno vero e forte per i diritti umani tutela, ahimè, almeno in parte, chi è offeso. Queste persone che sono abbandonate, che siano in Siria, in Egitto, in Afghanistan, dovunque. Mi ha detto che sto violando i diritti umani dei traduttori parlando troppo in fretta. Chiedo scusa, ma siccome sono, in altre cose no, con le donne sono un gentile, ma in questo sono un Napoli. Mi appassiono, mi commuovo nella loro relazione di stamattina, mi sono nascosto perché è venuto da piangere. Allora mi sono nascosto in bagno. Ebbene, allora grazie Mauro, invece un equilibrio. È il testimone di mia moglie, un ruolo strategico, l'unico alleato insieme a Dario per gestire queste cose. Allora, dicevo, ha ragione Mauro, noi difendendo i diritti umani difendiamo la umanità, la dignità, la vita delle persone. Ma non è vero forse che difendiamo anche la nostra dignità, la nostra idea di civiltà, la nostra umanità? Ripeto, in le varie situazioni del mondo o guida la realpolitik, gli affari, i soldi, stare col vincitore, o guida il desiderio di umanità e verità. I diritti morali sono una guida morale, altrimenti rischiamo di entrare in una zona grigia che è composta dall'avarizia morale, mancanza di empatia e solidarietà. Poi si passa alla realpolitik, stiamo con chi vince, con chi conduce l'egemonia culturale, politica, e alla fine arriviamo a situazioni tremende per cui si sta solo col più forte. Oggi io sono sconvolto quando sento tante giustificazioni, per esempio su Putin, ma se alcuni di voi avessero la voglia di rileggere gli articoli degli anni 30, i giornali, anche statunitensi, troverebbero un sacco di giustificazioni per Hitler. I 2/3 degli americani erano neutralisti, non erano per intervenire. Per cui, come dire, la tendenza a togliersi via, a non compromettersi con gente che sta combattendo per noi. Voi siete un miracolo vivente, l'Ucraina, le donne del Venezuela, dell'Iran, siete un miracolo vivente. Ebbene, questo udire, queste persone devono cedere per la pace, e noi siamo per la pace e la vita, ma vuol dire bestemmiare la sacralità della pace, usandole come una scorciatoia per ogni propria convenienza, ogni propria ideologia. Anche per questo, e chiudo davvero, vogliamo essere appassionatamente, dolorosamente, perché ci fa star male, ci fa soffrire, ostinatamente, perché non dobbiamo cedere, al vostro fianco in queste battaglie in ogni modo, non soltanto perché è giusto, non soltanto perché siete eroiche e lo meritate, ma anche perché vorremmo che quel pezzo è in gioco, quella scintilla, io penso divina, ma anche per chi non crede, umana,
che porta a fare le battaglie più diverse per gli immigrati, per gli ultimi, per i disperati, non per i potenti e vincenti e gli egemoni culturali, di un bene, di una verità. Quindi lottando per voi, certo è complicato spiegarlo, ma avete ragione voi, ci guadagniamo perché salviamo la nostra umanità. Grazie infinita a ogni persona che è qui stasera. Grazie Giampiero. Bene, noi abbiamo voluto portare tre testimoni, perché è diverso, tutti siamo sommersi da notizie, si accavallano una sopra l'altra, poi alla fine la vita continua come prima. Invece stare di fronte a delle persone in carne e ossa è una cosa diversa. Per questo è stata la scelta, di, assieme al comitato, di invitare tre donne che partissero dalla loro esperienza, che ci raccontassero, che ci destassero, ci svegliassero, ci aprissero gli occhi, come è successo stamattina per i nostri ragazzi, cosa sta succedendo nel mondo e cosa vuol dire mettersi in gioco. La prima a cui do la parola è Natalia Fedorovic. Natalia è ucraina, è stata vice ministro delle politiche sociali in Ucraina, attualmente molto impegnata, costituita con un'associazione per difendere soprattutto i bambini senza tetto. Stamattina ci ha raccontato queste cose. E niente, io non aggiungo nulla perché toglierei spazio a cose che possono tranquillamente aprire la nostra mente molto di più. Дякую сердечно. Grazie a tutti. Signore Presidente, vi ringrazio per la vostra presenza. Sono onorata di essere qui, nel cuore del Piemonte, come persona, come ho studiato la storia, che sono nata nella bella città Leopoli. Posso dire Piemont per noi ucraini è quel bel esempio di rinascimento dello Stato e della storia. La mia città Leopoli è la parte ovest dell'Ucraina, è considerata Piemonte, perché l'Ucraina in gran parte come Stato è molto importante la parte dell'Ovest, perché la parte Ovest dell'Ucraina, dove la dignità nazionale e le e la religione sono basali. Per questo ringrazio tanto lei di essere qua con noi. Io voglio ringraziare signor Giampiero Leo, perché il Comitato regionale per i diritti umani ha organizzato questo evento. Signora Sara, la ringrazio per la sua presenza. La donna politico è molto importante, alleato. Tutti i partecipanti politici, parlamentari, grazie per la vostra presenza. Da quando ero piccola sono stata educata nel rispetto verso il mio paese, l'Ucraina. Da adolescente, dall'infanzia, io sapevo bene cos'è vivere sotto l'Unione Sovietica, cos'è essere vicini con la Russia. Io, da quando ero piccola, ero costretta a frequentare l'asilo russo, perché anche nel paese dell'Ovest, dell'Ucraina, volevano russificare, cioè
Volevano costringere di parlare solo in russo. Тому коли сьогодні ви зустрічаєте Allora oggi quando voi incontrate nella vostra città o in altre città italiane gli ucraini che parlano ancora russo, знаєте, sappiate що che їхня російська мова, la loro lingua russa è molto spesso наслідок порушення їхніх прав. È il risultato della violazione dei loro diritti. 2005 року nel 2005 в Криму була одна In Crimea c'era una scuola ucraina. В цю школу In questa scuola в кожен клас In ogni classe більше як 17 дітей на одне місце. C'erano 17 persone a un posto. Цей приклад дуже ілюстративний. Questo esempio è molto illustrativo. Тут мені напрошується відразу Vorrei fare Інформація щонайменше про два міста. Vorrei dire parlare di due città. Які минулого року і цього Che l'anno scorso, ma anche quest'anno знищені і знищені Росією. Sono stati distrutti dalla Federazione Russa. Це місто Маріуполь? La città Маріуполь. І це місто Харків. E Харків. Чому я назвала ці два міста? Perché sono queste due città? Perché la maggior parte di queste città parlavano russo. Noi sappiamo perché i militari russi hanno distrutto totalmente queste città. Perché, nonostante le illusioni di Putin, queste persone che parlavano in russo, ucraini parlavano russo, виступили проти російської окупації. Erano contro l'occupazione russa. І наслідок їхньої позиції E in conseguenza la loro posizione Це тисячі вбитих Sono mille morti e la distruzione delle città. Наслідок позиції Le conseguenze російськомовного Донбасу quasi diciamo cosiddetto Donbass che parlava solo russo e la distruzione di altre città nella regione di Luhansk e di Donetsk. Всупереч уявленню Nonostante le illusioni di Putin e la sua squadra, tutte le altre regioni che confinano con la Federazione Russa nei primi giorni della guerra hanno creato difesa territoriale. Армія створена з самих громадян. Diciamo è stata creata la milizia, l'esercito popolare. Люди, le persone chi ha preso le armi, chi ha preso non solo le armi. Тому коли я чую Per questo quando io sento Пусті брехливі балачки про те, що нібито Vuote parole, parole non vere, perché la Russia andava a liberare qualcuno. Це прекрасно діючи, на жаль. Questo російський Purtroppo solo le fake news russe. Силу моєї позиції заступника міністра мені приходилося неодноразово Visto che sono stata ex viceministra io spesso в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку ho avuto le riunioni a New York per le Nazioni Unite на майданчику Організації безпеки і співробітництва в Європі Sul palco a Відень чи в офісі Євросоюзу o in ufficio dell'Unione Europea a Genova In quei giorni io riuscivo a vedere la televisione russa. Voglio dirvi che solo guardando 3-4 giorni я починала думати, що треба, щоб Путін мене визволив. Io iniziavo a pensare che Putin dovrebbe liberarmi, salvarmi.
Це наслідок прекрасно спланованої російської пропаганди. Questo è il risultato della propaganda russa pianificata molto bene. Сьогодні на одній зустрічі Oggi in un incontro mi è stato chiesto про релігійну ситуацію в Україні. Riguardo la situazione di religione in Ucraina. Я розповіла про E io ho raccontato che nel 1998 Російська Федерація La Federazione Russa ha creato un ente, un intero ente займається вивченням однієї історичної події. Che studia solo un fatto storico, un evento storico. Брестської унії. L'Unione di Brest. 1596 року. 1596. 1596 року. Il 1596. Це була подія, коли українська церква, православна церква, визнала зверхність Папи Римського. Questo è successo che la Chiesa ha riconosciuto la sovranità del Vaticano. Як історик, come storico, я запитую, io mi sto chiedendo чому perché українська католицька церква, la Chiesa Cattolica Ucraina, яка має православний обряд, che ha il rito ortodosso, але визнає зверхність папи, però riconosce la sopra supremità di papa. Чому ця церква не може perché бути questa chiesa può essere l'esempio al comunismo? Чому ця церква, perché questa chiesa, бути questo esempio non può essere прикладом come esempio dell'unione двох гілок християнства, православної di due rami della religione, di ortodossia del cattolicesimo. Знаєте чому? Sappiate perché? Тому що Росія вважає, perché la Federazione Russa pensa che non si può, non è possibile, perché questo Stato durante secoli finanziava на пропаганду. La propaganda. Ви запитаєте, voi mi chiederete, чому у нас такі погляди, чому в нас таке несприйняття нашого східного сусіда? Perché noi vediamo così il nostro vicino, la Federazione Russa? Possiamo dire che nella storia è molto spesso i vicini hanno dei conflitti. Ми мали багато прикладів. Noi avevamo tanti esempi. Коли політично, quando politicamente, ми з відкритою рукою, noi con la mano aperta, із довірою серця, e con il cuore aperto, підписували угоди з Росією. Abbiamo firmato gli accordi con la Federazione Russa. Але завжди ці угоди, però sempre questi accordi, порушувалися в дуже venivano російської федерації, violati dalla Federazione Russa a breve tempo. І коли, e quando, весь цивілізований світ, tutto il mondo civile, з жахом дізнався про події в Бучі і Ірпіні, saputo, è venuto a sapere con le tragedie che sono successe a Bucha e ad Irpin. Я можу вам сказати, io що для мене не було dirvi, це жодною новиною, che questo per me non era una sorpresa. Тому що 1991 року, nel 1991, я студентка історичного io essendo la studentessa della facoltà di storia all'università di Leopoli, разом з мешканцями, insieme agli altri cittadini, навколишніх сіл, де народилася моя мама, dei paesi vicini dove è nata mia mamma, ми розкопували, noi людей abbiamo fatto gli scavi e troviamo розстріляли в 49-му році dei morti che sono stati uccisi nel 45, perché loro solo volevano essere ucraini. Такі розкопки проходили в цей час. Questi scavi c'erano negli anni 90 in ogni paese della parte ovest dell'Ucraina. Коли quando німці, i tedeschi, німецька армія фашистська наближалася до Львова і до інших міст. I soldati tedeschi si avvicinavano nel 1941 vicino a Leopoli, alla parte ovest dell'Ucraina. Кілька днів, qualche giorno,
Радянська армія вбивала українських L'armata russa uccidevano l'intelligenza ucraina, gli intellettuali ucraini, politici ucraini. І відмінність Західної України від Східної. È la differenza tra la parte ovest dell'Ucraina e la parte dell'est. Полягає в тому. È ne sta nel. Що Західна Україна мала. Che la parte ovest dell'Ucraina. Досвід життя. Aveva l'esperienza di vita sotto l'impero austro-ungarico. Де 1848 року були вибори в австрійський парламент. Dove sono state le elezioni nel 1948 nel Parlamento dell'Austria, austriaco. А в той час на східній Україні, яка була в складі російської імперії, invece in quel periodo, quando nel parte ovest c'era ancora schiavitù sotto l'impero russo. І коли на початку e quando all'inizio degli anni 90 Україна віддала Україна ядерну зброю, ha dato le sue armi, ha rinunciato alle armi nucleari. Ми повірили вам. Noi abbiamo creduto ai voi, ai politici dell'Ovest. І сьогодні, будучи oggi, essendo consapevoli, я хочу сказати вам, io voglio dirvi що ваша позиція, che la vostra posizione, la vostra scelta, це ваша відповідальність, è la vostra responsabilità. Тому що ви розумні, perché voi siete intelligenti, тому що ви освічені, perché voi avete studiato, тому що ви еліта вашого, тому що voi siete еліта della vostra società. І коли ви кажете нам про, e quando voi ci dite, ci parlate della pace, ми як ніколи його хочемо. Noi come mai lo vogliamo. Але він може настати лише тоді. Però può arrivare la pace. Коли останній російський солдат. Solo quando l'ultimo militare russo lascerà il terreno ucraino. Інакше. Це буде altrimenti questo sembrerà come io fosse come arrivassi alla casa vostra. І сказала, мені подобається ваша квартира. E avrei detto, mi piace il vostro appartamento, andate via. А якщо вам не подобається? E se non vi piace? Ви що, ви християни? Припиніть чинити опір. Voi siete cristiani, smettete di opporvi. Покоріться. Sottomettetevi. Покайтеся в тому, що ви чините спротив. E anche chiedete il perdono perché voi sottoponiate. І коли нас запитують про прощення, e quando ci chiedono del perdono, як християнка, come cristiana, я хочу come credente, про те, що io voglio dire, з точки зору богослов'я, dal punto di vista di religione, прощення, il perdono, це процес двосторонній, è il processo di due parti. І він передбачає. E lui prevede. Перше, припинення. Prima smettere di fare il peccato. Більше того. Oltre quello, smettendo di fare il peccato, потрібно è necessario покаятися. Bisogna chiedere il perdono. Це означає, що Росія має припинити вбивати. Questo vuol dire che la Federazione Russa deve smettere di uccidere. І тільки тоді e deve chiedere il perdono e solo dopo si può chiedere agli ucraini se loro sono stati perdonati. Інакше це кощунство. Altrimenti questo è disumano. Ми дуже надіємося на noi speriamo tanto che i valori del popolo civile, della civiltà. Це не лише декларації. Non sono le declarazioni. І для нас сьогодні дуже важливі дві речі. E per noi oggi sono importanti due cose. Дайте можливість нам захищатися. Dateci la possibilità di difendersi. Дайте нам те, що ми колись віддали. Dateci quello che un giorno che noi una volta abbiamo dato via. Ми колись віддали третій за кількістю запас зброї. Tanto tempo fa noi abbiamo dato tante armi nucleari, il terzo nel mondo. Dайте нам цю зброю. Dateci queste armi. А друге? Secondo?
Arrestujte російські активи. Dovreste arrestare gli attivi e risorse russe. Для того, щоб ця країна не мала можливості In modo che questo paese non abbia possibilità di produrre le armi і продовжувати знищувати e continuare di distruggere. Знаєте? Sapete? Російські праві політичні сили. La destra russa. В голос говорить те, що думає російський суспільство. Dicono quello che dice il popolo russo. Сьогодні dicono a voce. Oggi la destra russa говорить про те, що dice che loro sognano quando i russi carri armati saranno sulle vie delle città Parigi e le altre capitali dell'Europa. Сьогодні нашими життями oggi le nostre vite ми захищаємо, noi difendiamo від російських танків. Questi capi, questi capitali europei dalle armi russe. Дякую вам сердечно. Grazie di cuore. Grazie Natalia. La seconda testimone viene dal Sud America. Dal Centro America, Sud America, Centro America, siamo lì. Venezuela. Tamara Sulay Suyu, un'avvocata rifugiata in Europa, vive a Madrid, si occupa della difesa dei diritti umani patrocinando le cause delle persone perseguitate non solo in Venezuela ma anche in altri paesi del Sud America, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Il suo impegno è una dedizione totale, io ho avuto modo di vedere anche in questi giorni qua, appena un attimo libero si mette, guarda, deve seguire i casi che ha tra le mani. È un'esperienza importante da un punto di vista umano e da un punto di vista professionale ed è un esempio importante di lotta per i diritti umani. A te, Tamara, il racconto. Buenas noches. Buonasera. Primero quiero agradecer. Prima di tutto vorrei ringraziare al comité il Comitato dei Diritti Umani e Civili, al Consejo Regional il Consiglio Regionale del Piemonte e alla Piazza dei Mestieri. Muchísimas gracias Grazie per avermi concesso questa opportunità, di parlarvi un po' de Venezuela, del Venezuela e forse mi region, Latinoamérica. Della regione del mondo da cui provengo, vale a dire l'America Latina. Una regione che, che sembra fare dei passi indietro dal punto di vista dei diritti umani. E che ogni giorno sorgono sempre più. Los populistas. Allora prendono sempre più potere i populisti. Y retrocedemos en e facciamo dei passi indietro per quanto riguardano per quanto riguarda i diritti umani. Stavo ascoltando Natalia. Ascoltavo quello che diceva Natalia. Ucrania tiene una Ucraina è in guerra, una guerra che è una guerra che è un genocidio vero e proprio, de un dictador che sta portata avanti da un dittatore che è Putin. Pero una guerra donde los Però ucranianos in questa guerra gli ucraini se han defendido como guerreros. Si sono difesi come dei veri e propri guerrieri. La differenza con mia amiga. C'è una differenza con la mia amica Baratun. Y con Venezuela. E con lo Stato del Venezuela. Es que ni en Irán, Però, ni en Venezuela. No, tanto in Iran come in Venezuela. Hay dos bandos armados. Ci sono delle bande armate al potere. La guerra la tienen los gobiernos. E c'è una guerra portata avanti dal governo. Con sus ciudadanos. Nei confronti dei propri cittadini. In un caso religioso. E si tratta, per un lato c'è la religione a farla da padrone. En el nuestro por motivos políticos. E nel nostro caso sono i motivi politici a farla da padrone. Hace años. Da anni. Chavez hablaba. Anni Chavez parlava. Del enemigo interno. Del nemico interno.
Y los venezolanos como que no i venezuelani non, forse non avevano capito quién era el enemigo interno. Qua di che amico interno si stava parlando. Éramos nosotros. Noi eravamo il nemico interno. Era el resto de los venezolanos. Il resto dei venezuelani che non era d'accordo con il presidente dell'epoca. Y lo que menos entendimos en aquel momento. E non capimmo quasi per nulla. Es que la revolución que yo la llamo revolución. Que la rivoluzione che io chiamo la il ladrocinio. Iba a terminar asesinando. Sarebbe finita. Deteniendo. Con la morte, con l'arresto. Torturando. Con la tortura. Violando. Con la violenza sessuale. A los ciudadanos, a sus compatriotas. Che era tutto questo era diretto proprio verso i propri cittadini, verso i propri connazionali. Yo les quiero, antes de que se me olvide comentarles, prima che mi dimentichi, vorrei dirvi una cosa. Que yo represento vorrei dirvi che rappresento due cittadini italiani venezuelani, cioè venezuelani di origine italiana, internazionalmente. A livello internazionale. Uno está desaparecido. Uno è scomparso. Desde el 20 de abril, dal 20 di aprile del 2019. Y se llega, se llama Hugo y se chiama Salas. Hugo Marino Salas. Y el otro, e l'altro, Juan Carlos Marrufo, está detenido desde el año 2020. È stato arrestato nel 2020. Está a tres sótanos por debajo de la tierra. E si trova a tre piani sottoterra. Preso. Incarcerato. Por ser el marido. Solo perché era il marito. De María Auxiliadora, que también. Di María Auxiliadora, una cittadina spagnola. Que es hermana de una che persona, la sorella di una persona che il regime sta buscando. Che sta cercando di una persona che è ricercata dal regime. Juan Carlos Marrufo e Hugo Marino Salas. Due venezuelani di origine italiana. Io puse la denuncia alla procuraduría italiana. Io ho fatto denuncia presso la procura italiana a Roma. Y me enteré en julio a luglio di quest'anno mi sono accorta che la procuraduría había archivado los dos casos. Che questi due casi erano stati archiviati. ¿Y ustedes saben por qué? E sapete perché sono stati archiviati? Perché il regime venezuelano no le da la gana de responder. Non vuole neanche rispondere. Ni al consulado ni a la cancillería. Né italiana. Al consolato né alla cancelleria dell'Italia. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de ellos. Quindi cosa possiamo fare? Ci dimentichiamo di queste persone totalmente. ¿Cómo abandonan dos casos? Come possiamo abbandonare due casi solo perché il regime si rifiuta di rispondere? Y la respuesta fue. E qual è stata la risposta? Que es que no hay convenio entre fiscalías. Non ci sono degli accordi tra questi organi di questi due paesi. ¿Qué hago yo? E quindi io cosa posso fare? Ya no sé a quién acudir. Non so a chi rivolgermi. Bueno, el caso de ambos está en la Corte Penal Internacional. Il caso di entrambe queste persone è stato presentato di fronte al Tribunale Internazionale. Pero es Italia el que debería responder. Però Italia dovrebbe farsi parte civile. Yo quería ahora sí retomar esto que tengo aquí porque no quiero. Y adesso olvidarme. Vorrei riprendere le parole che ho scritto perché non vorrei dimenticarmi niente. Quando ho saputo con chi avrei condiviso il palco oggi, comparas tu dall'Iran e Natalia dall'Ucraina, mi sono detto che bello, che opportunità meravigliosa ho di spiegare questa triangolazione di amistad che di amicizie entre estos tres criminales. Tra questi tre criminali a capo Son di questi tre paesi criminales. Sono tre regimi criminali.
explicarle cómo voglio un spiegare paese come un paese l'America Latina que lo vemos tan lejos, e lo vediamo così lontano perché charco. Tutti dicono che Venezuela sta là, dall'altra parte della pozzanghera, ovvero l'oceano. ¿Qué tiene que ver con estos dos países? Quindi cosa hanno questi paesi in comune? A los que Europa ve con suma preocupación, Rusia. L'Europa guarda con molta preoccupazione all'Iran e alla Russia. Y explicarles que e vorrei spiegare che anche Venezuela dovrebbe essere con la misma visto con lo stesso grado di preoccupazione. Vladimir Putin y Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi. Sono amici personali di Nicolás Maduro e di tutta la sua struttura criminale. Di fatto, il presidente dell'Iran ha appena concluso un ciclo di visite alle tre dittature dell'America Latina. È stato a Cuba, a Nicaragua e in Venezuela. E Maduro, i suoi cancellieri, la vicepresidente, il ministro della difesa e anche altri rappresentanti del governo visitano Mosca assiduamente. De hecho, oficiales de la Armada Venezolana, quindi degli ufficiali, dei funzionari dell'armata venezuelana ricevono una formazione specifica a Mosca. Perché? E perché succede questo? Perché i criminali si mettono assieme contro il mondo democratico. Si mettono assieme per opporsi al mondo democratico. Questo è quello che chiamiamo geopolitica. Venezuela è la porta. È la porta dell'America Latina per la Russia e l'Iran. Venezuela tiene un punto geografico spettacolare. È in una posizione geografica meravigliosa. La entrata America del Sud. È il paese d'ingresso all'America del Sud. El país más è rico il paese che ha più ricchezze minerali. Que le interesan a estos dos países. Ricchezze che sono molto interessanti per questi due paesi. Como el coltán. Stiamo parlando del coltan. L'oro. Del coltan, dell'oro, dei diamanti. El rodio. Del rodio. Quiero que le presten atención a vorrei esto. Che el rodio. Che vi concentrate sul rodio con el cual hacen negocios con cui si gestiscono affari totalmente desconocidos para los venezolanos. Che i venezuelani disconoscono totalmente, ignorano totalmente. L'85% dell'oro che esce dal paese non passa attraverso la banca centrale venezuelana. Sale de contrabando. Esce dal paese contrabbandato. E va a Russia. Dove va? Dove si dirige? Verso la Russia, l'Iran, la Turchia. E luego se comercia con Europa. E dunque poi viene commerciato con l'Unione Europea. In Venezuela hay tres bases in russe. Venezuela ci sono tre basi russe. I militari russi e ci sono e i militari russi e iraniani si addestrano agenti e funzionari venezuelani in tattiche perché prendono tattiche di guerriglia urbana o per l'intelligence. Todos ellos meten mano en nuestras riquezas de alguna manera. Tutti questi si impossessano della nostra ricchezza in un modo o nell'altro. Al régimen de Maduro le queda muy cerca Rusia. Il regime di Maduro ha molto cara la Russia e l'Iran è molto vicino alla Russia e l'Iran, come potete vedere. Ed è molto vicino anche all'Algeria, alla Siria, alla Cina. Nos preguntamos, por ejemplo, ci chiediamo, per esempio, come reagirebbero i governi europei se in Venezuela si svolgesse un vertice con Putin, che riunisse Putin, Lukashenko e Raisi e i suoi amici, dei loro amici dell'America Latina. ¿Qué piensan ustedes de eso? Cosa pensate di tutto questo? Así nos sentimos los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos. Sicuramente siamo noi preoccupati, i venezuelani, i cubani e i nicaragüensi.
quando il presidente di Cuba è il presidente del Venezuela e il cancelliere del Nicaragua si sono incontrati a Bruxelles, che si sono incontrati al vertice della CELAC, dell'Unione Europea, presso l'Unione Europea. Erano lì a farsi foto. E si faceva una foto con tutti gli altri presidenti dei vari stati e con i rappresentanti dell'Unione Europea, come se si trattasse di paesi democratici. Non ci dovrebbero essere differenze. Tan criminale è Putin come Maduro. Putin è un criminale così come è Maduro, come Díaz-Canel, come Ortega. En cuanto al rechazo a se parliamo di rifiuto nei confronti dei dittatori, non ci dovrebbero essere differenze. O si difendono i diritti umani di tutti, oppure non si difendono affatto questi diritti. I cittadini di questi tre paesi che ho finito di nominare ora, noi siamo stufi di ipocrisia. Siamo stufi dell'ipocrisia che gira nel mondo. A Maduro se le riceve, se le habla. Tutti ricevono Maduro con grandi sorrisi. Y se nos olvida que es un asesino. Ma tutti si dimenticano che si tratta di un assassino. Peor aún. È ancora peggio. Putin tiene orden de aprehensión internacional. Ha un ordine, un mandato internazionale d'arresto che è stato rilasciato dal Tribunale Penale Internazionale. Maduro è oggetto di un'indagine che svolge lo stesso Tribunale Penale Internazionale, appunto per crimini di offesa, di violazione dei diritti umani e umanitari. In Europa tutti si ricordano di Putin, tutti sanno che c'è un mandato che grava sulla sua testa, però nessuno parla dell'indagine che riguarda Maduro, che ed è un'indagine portata avanti dallo stesso tribunale. E non solo c'è un'indagine aperta presso questo tribunale, il Tribunale Internazionale, è che l'Alto Commissariato dei Diritti Umani, che è un organismo delle Nazioni Unite, che è una missione indipendente delle Nazioni Unite, la Commissione Interamericana di Diritti Umani, la OEA, il Parlamento Europeo, dicono che in Venezuela si sono commessi crimini contro l'umanità. E non capiamo. Perché cosa manca per spiegare tutto questo sistema? Maduro dice che c'è un discorso internazionale che è a suo danno. Però non è successo niente in Venezuela, non è cambiato niente in Venezuela. Per quanto riguarda la repressione sistematica e la persecuzione e i crimini contro l'umanità. Per esempio, voglio solo parlarvi di quello che è successo negli ultimi tre mesi. En un breve resumen. Solo un riassunto rapido. Desintegró el Consejo Nacional Electoral. Il Consiglio Nazionale Elettorale è stato disintegrato. Para prepararse para las primarias. Giusto per prepararsi per le elezioni primarie. Nombró a Cecilia Flores. Ha nominato Cecilia Flores recibir las nuevas nominaciones. È sua moglie che riceve le nuove nomine. Y nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ed è un nuovo Consiglio Nazionale Elettorale è stato nominato. Quattro dei membri di questo comitato fanno parte dei partiti di governo. Ha chiuso più di 79 stazioni radiofoniche solamente in un anno, anche la più vecchia del paese.
Radio Caracas Televisión, Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio. Ha cerrado programas ha chiuso opinione. Programmi di opinione, programmi che permettevano alla gente di diffondere la propria opinione. Ha perseguito Maria Corina Machado. Ha perseguitato Marina Corina Machado. La candidata che va de primera. Che è la candidata che parteciperà a queste elezioni. Se le ha restringito il libero transito per il paese. E le ha impedito di viaggiare liberamente per il paese. Las personas que trabajan con ellas le persone che lavorano con loro hanno ricevuto le intimidazioni, sono state anche detenute. Y al igual que otros candidatos, e così come sono stati arrestati altri candidati que también han sido amedrentados. Che sono stati anch'essi minacciati. Sei sindacalisti che protestavano per ottenere riconosciuti i propri diritti economici hanno ricevuto una condanna a 6 anni di prigione. Il regime è intervenuto y además el Partito Comunista. Il regime ha le mani sulla Croce Rossa e anche sul Partito Comunista. La lista de presos políticos l'elenco dei detenuti politici è aumentata quest'ultimo anno. Con militares. Si sono aggiunti la lista ai nomi dei militari. Militanti di partiti politici. Civiles que el régimen acusa de conspiración. Civili che sono accusati di cospirazione da parte del regime. Ciudadanos estadounidenses. Cittadini degli Stati Uniti che sono arrestati alla frontiera con la Colombia per poi cambiare, fare degli scambi di prigionieri con gli Stati Uniti. La povertà in Venezuela ha raggiunto l'81,5%. 53% povertà il 53% della popolazione vive in uno stato di povertà estrema. Quasi 8 milioni di persone, di venezuelani, hanno lasciato il paese. La popolazione di Uruguay e Panama. Stiamo parlando della popolazione dei paesi di Uruguay e di Panama unite assieme. Per la crisi umanitaria. Tutte queste persone hanno lasciato il paese a causa della crisi umanitaria. E mientras tanto, los que quedan nel frattempo, chi rimane in Venezuela sopravvive come può. Sin agua, senza acqua, sin luz, senza luce, sin gasolina, senza benzina, sin gas para cocinar, senza avere il gas per cucinare. No son las sanciones. E non è per colpa delle sanzioni internazionali. Quiero dejarlo bien claro. E vorrei sottolineare questo punto. Por esa narrativa que tienen, perché questo discorso amigos y no amigos, che fa distinzione tra amici e non amici. Che dicen que son las sanciones lo que dice che sono le sanzioni quelle che provocano la crisi. Ustedes saben por qué. Sapete già perché. Perché la escasez. Perché la scarsità. La falta di alimenti. E la mancanza totale di alimenti, di medicine. Il caos in cui sono piombati i servizi pubblici. Viene della epoca di Chavez. Tutto questo è un effetto diretto dell'epoca di Chavez. Il chavismo ha distrutto l'economia. Arruinò PDVSA. Ha distrutto. Empresa petrolera del mundo. PDVSA, che è la quarta azienda petrolifera a livello mondiale. Confiscò e se rubò. Ha rubato e confiscato le aziende che erano tra le più produttive del paese. Las haciendas. E anche le aziende agricole. Nunca le dio mantenimiento alla infraestructura. E le infrastrutture non hanno ricevuto la manutenzione adeguata. Anche i servizi pubblici sono carenti, così come sono carenti gli ospedali, le scuole e le università. La infrastruttura pubblica del paese del Venezuela già cadeva a pezzi. Antes de que yo me fuera de Venezuela. Prima che io lasciassi il paese. Y yo me fui io ho lasciato 2014. A luglio del 2014 il Venezuela. Se lo debemos a Chávez. E questo è grazie a Chávez. Non è dovuto alle sanzioni. Lo que hizo esta estructura criminal, struttura corrupta, criminale corrotta e ladra
fue repartirse el dinero entre ellos. Diviso, si è suddiviso il denaro. Y la chequera venezolana. E la chequera. Sì, l'ordine di controllo venezuelano. Viajó por el mundo. E ha viaggiato per tutto il mondo. Financió campañas. Ha finanziato delle campagne presidenziali. Partiti politici che si trovano in altri paesi. Anche opere architettoniche, ingegneristiche si sono svolte in altri paesi. Mentre i cittadini del Venezuela diventavano sempre più poveri. Y ellos se hacían más ricos. E questo gruppo criminale diventava sempre più ricco. Hoy tenemos un país. Oggigiorno viviamo in un paese. Que salvo la burbuja caraqueña donde viven. Che al di là della bolla di Caracas dove si può ancora vivere. Los representantes del régimen y sus amigos. Dove vivono ancora i rappresentanti del regime e i suoi amici, i loro amici più diretti. Además viven como jeques. Che vivono come capi veri e propri. Groseramente ostentoso. E ostentano la propria ricchezza in maniera veramente drammatica. Pareciera que Venezuela estuviera en la época de los 70. Quindi, se guardiamo a queste persone, ci verrebbe in mente che il Venezuela stia vivendo la sua epoca d'oro, cioè gli anni 70 e gli anni 80. En infraestructura, con infrastrutture perfette, automobili che girano per le strade. Pero más atrás, en la época Pero, de Gómez. Anche nell'epoca di nell'era di Gomez. Donde la gente cocina con leña. Dove la gente cucina non con il gas ma con la legna. Se baña con tobos de agua. E si lava con delle salviette umidificate. Se alumbra con velas. E cerca di ottenere un po' di luce con le candele. Y si puede, come una vez al día. E se può mangia una volta al giorno. Más de 350 presos Più di 350 detenuti politici están en las cárceles si trovano nelle carceri di Maduro. Y en Europa, e in Europa siguen llegando los venezolanos, continuano ad arrivare venezuelani al igual que los ucranianos y così los iraní, come arrivano ucraini e iraniani buscando protección y libertad. Cercando di trovare un po' di protezione e un po' di libertà. Por eso es que para finalizar, quindi per concludere, yo les digo, Venezuela no está io vorrei lejos. Dirvi che il Venezuela non è così lontano. Venezuela está más cerca il del Venezuela problema è molto più vicina all'Europa e al problema dell'Europa più di quanto possiate immaginare. Soprattutto con la struttura criminale del finanziamento, dovuta alla struttura criminale con cui si ottengono i finanziamenti, che implica la fuga de las riquezas che naturales si traduce nell'espropriamento delle ricchezze naturali del Venezuela y que llegan aquí. Che ricchezze che arrivano fino qui. A me gustaría, y siempre se lo pregunto a los europarlamentari. Vorrei, sempre lo chiedo ai membri del Parlamento europeo. ¿Cuándo va a haber una investigación? Quando ci sarà un'indagine? De dónde y qué se hace con el oro venezolano? Della provenienza dell'uovo, da dove un'indagine che riguarda la provenienza dell'oro venezuelano. Che sale en buques, en barcos. Che viene trasportato su delle vere e proprie transatlantici. Toneladas. Si trasportano tonnellate. Y llegan a Irán, a Turquía. E arrivano dove? In Iran, in Turquia, in Russia. Ustedes se han puesto a pensar en algún momento. Avete mai pensato que todo ese dinero, che tutto questo denaro che produce las riquezas venezolanas, che produce la ricchezza che deriva dalla ricchezza venezuelana pudiera estar financiando la guerra de Ucrania, forse sta finanziando la guerra che si porta avanti, che sta portando in avanti in Ucraina, la guerra della Russia contro l'Ucraina. Se ha puesto a pensar en eso. Forse ci avete mai pensato? Stiamo parlando di tonnellate d'oro. Y otra cosa. È un'altra cosa. Los invito. Vi chiedo. A los que tienen el poder de investigar. Chiedo a tutti quelli che hanno la possibilità di fare indagini, di indagare. Russia, di indagare su quello che fa la Russia. Con la arena de oro con rodio. Con la sabbia, con la polvere di oro mischiata al rodio. Che llega
desde nuestro país. Che arriva direttamente dal nostro paese. El rodio es el mineral más caro. Il rodio è il minerale più caro al mondo. Más caro que è anche più caro dell'oro. Y la arena venezolana. E la polvere venezuelana tiene el 40% ha al suo interno il 40% di rodio. Es algo que nosotros quisiéramos y donde yo voy lo denuncio. Io proseguo col mio lavoro di denuncia, però non succede niente. Bueno, muchísimas gracias, gracias por escucharme. Grazie mille per avermi ascoltato. E grazie per avermi dato la possibilità di trasmettere la preoccupazione. In America Latina tienen un régimen que financia strutture criminali. Grazie per aver condiviso l'idea del fatto che in America Latina c'è un regime che finanzia altri regimi criminali. Grazie. Si capisce dalla passione, dalle cose che ha detto, dell'impegno e insomma qual è la missione della sua vita da sempre, da quando è dovuto andare via con 8 milioni di venezuelani, un numero che fa veramente impressione. Ultima nostra testimone è Parastu, ho imparato, alla fine della giornata l'ho chiamata nel modo corretto, Parastu, l'ho chiamata Parastou tutto il giorno, invece Parastu si chiama. Lei è un'artista, vive in Germania, abbiamo oggi visto anche le cose che abbiamo fatto con i nostri ragazzi alla Piazza dei Mestieri nella scuola qua vicino, ma soprattutto è un'attivista, una militante che prima ho incontrato gli amici che sono qua nella comunità iraniana di Torino. E non l'avevamo pensato, a un anno praticamente da quando è iniziata questa risveglio delle coscienze anche in Iran. E quindi ti chiediamo anche tu di raccontarci la tua esperienza, ma soprattutto cosa sta accadendo, cosa si sta muovendo e soprattutto come noi possiamo essere al vostro fianco, non solo a parole, ma assieme, together, come dice il tema di questa settimana. Scusate, ma non aveva preso il microfono. Buonasera. Buonasera e grazie. Come avete detto, io mi chiamo Parastu, sono un'artista e un'attivista originaria dell'Iran e ora vivo, risiedo e lavoro in Germania da oltre 30 anni. È un grande onore per me aver accettato questo invito e ringrazio davvero di cuore tutti gli organizzatori per avermi dato questa opportunità. Come membro della diaspora iraniana e come appassionata sostenitrice dei diritti umani e dei diritti delle donne, è per me particolarmente significativo richiamare la vostra attenzione sulla lotta in corso del movimento chiamato Donne, Vita e Libertà in Iran. Nell'ultimo anno, persone coraggiose hanno lottato instancabilmente per questa causa, affrontando l'immensa e terribile oppressione del regime islamico in Iran. Io credo fermamente che sia nostro dovere, in quanto membri della società civile di paesi democratici, essere solidali con loro e con la loro lotta. Insieme possiamo sostenere la loro causa e lottare per un futuro più giusto e più equo. Come avete detto, è passato un anno dall'inizio delle proteste in Iran, scatenate dalla tragica morte di una ragazza, Jina Mahsa Amini, che è avvenuta durante la detenzione da parte della polizia. Jina era una giovane donna curda della città di Saget ed era in visita alla capitale, Teheran, con la sua famiglia, perché aveva intrapreso quello che doveva essere semplicemente un viaggio di famiglia alla ricerca di una vita normale, ma che invece si è tragicamente concluso con un disastro.
Questo triste scenario si ripete purtroppo da decenni nella vita di molti iraniani. In tutto il mio paese, innumerevoli donne condividono storie molto simili a quelle di Gina. Affrontano molestie, arresti arbitrari e subiscono percosse e abusi da parte della cosiddetta polizia morale. La scomparsa di Gina ci ha gettato in uno sconforto e in un dolore profondissimi. E tutto questo si è rapidamente trasformato in un'indignazione collettiva che non riusciva a trovare un argine ed è diventata un'ondata potente di proteste che ha unito le persone in tutto il paese e anche in tutto il mondo. Le donne, in un atto di resistenza simbolico, hanno iniziato a togliere e bruciare i loro foulard, l'hijab, che è obbligatorio per loro, ma che è diventato un simbolo dell'oppressione dello Stato. Le giovani generazioni hanno dimostrato un coraggio e un'unità incredibili, rendendo questo il più grande movimento antiregime che l'Iran abbia mai conosciuto dalla fondazione della Repubblica Islamica 40 anni fa. È stata una ribellione per la propria dignità e per il diritto fondamentale all'autodeterminazione. È stato ed è come se le persone volessero recuperare le loro vite perdute, una giovinezza scomparsa, una gioia repressa e anche semplicemente un'esistenza dignitosa che sono state negate. Si tratta di un movimento per ritrovare la vita. Per molti anni il popolo iraniano ha visto e ha vissuto sulla propria pelle la negazione di una normalità da parte di un regime, di un clero anziano. Questi uomini, secondo noi, sono totalmente disconnessi, totalmente separati dalla vita della gente vera, eppure sono riusciti a colonizzarne le vite. In altre parole, i manifestanti sembrano condividere un dolore comune e la comprensione di un bene più grande che li unisce. Ecco perché Donna, Vita e Libertà rappresenta proprio questo bene universale. Questo movimento ha raccolto il sostegno di persone in tutto il mondo. Le donne di moltissimi paesi si sono trovate immediatamente e profondamente sorelle nella lotta delle donne iraniane. Hanno ascoltato le loro voci e hanno ascoltato la loro prospettiva e questa immensa ondata di solidarietà ci ha infuso un nuovo senso di speranza, affermando e riaffermando l'importanza e il significato delle donne iraniane. Quindi questo grido di battaglia, donna, vita e libertà, ha risuonato a livello globale ed è diventato un emblema, un simbolo di unità e una richiesta collettiva di giustizia ed uguaglianza. A mio avviso, a prescindere da ciò che è accaduto poi in seguito alla rivolta, il movimento ha già ottenuto dei risultati significativi. Dall'anno scorso a questa parte stiamo assistendo a un cruciale cambiamento di paradigma nella soggettività e nelle vite degli iraniani. Nelle grandi come nelle piccole città, persino nei villaggi più isolati, tra i genitori e i figli, quindi le giovani generazioni, tra gruppi etnici diversi e anche tra classi sociali diverse, sembra essere nata una nuova società civile che continua a rivendicare la vita e il vivere con dignità. È improbabile che molte cose tornino come prima. Nonostante il nostro ottimismo, però, è fondamentale
non dimenticare l'ondata di repressione brutale e terribile che è stata lanciata dal regime proprio per reprimere e soffocare questo cambiamento in corso. Dall'inizio delle proteste, moltissime persone hanno perso il lavoro, sono stati licenziati, sono stati mandati via dalle scuole e dalle università. Migliaia di persone sono state arrestate, altre migliaia sono rimaste ferite e tra le vittime oltre 500 persone hanno perso la vita e un numero estremamente elevato di loro erano giovanissimi, persino bambini. Una delle conseguenze più devastanti di questa repressione così diffusa è stato l'accecamento deliberato delle persone che partecipavano a queste proteste. In tutto il paese, decine di manifestanti sono finiti in ospedale con ferite agli occhi a causa di pallini di metallo e dei proiettili di gomma sparati dalle forze dell'ordine per dispersere la folla. Molti dei feriti hanno riferito di essere stati presi di mira deliberatamente e alcuni hanno riportato ferite agli occhi. Molti non avevano altra scelta se non rivolgersi a delle strutture sanitarie gestite dal governo e spesso anche pattugliate dalle forze dell'ordine. E ad alcuni di loro sono state negate le cure, mentre molti altri addirittura sono stati interrogati o arrestati dopo l'intervento. Una delle vittime di questo schema brutale è un giovane, un ragazzo di 18 anni, di nome Zaniar, un ragazzo curdo che ha avuto un ruolo attivo nelle proteste nella sua città natale, Piranshah. Le circostanze strazianti che lui e la sua famiglia hanno dovuto sopportare li hanno costretti a lasciare l'Iran lo scorso inverno in cerca di un rifugio e di cure mediche per Zaniar in Turchia. La loro intenzione era quella di chiedere asilo in Europa, dove avevano sperato di trovare sostegno e solidarietà da parte dei governi democratici. Per alcuni giorni ho guardato un documentario che parlava di lui e della sua famiglia. E questo documentario racconta la loro rocambolesca e pericolosa fuga dall'Iran, con la quale si sono lasciati alle spalle tutta la loro vita. Il documentario racconta inoltre la loro esperienza in Turchia, dove hanno trascorso mesi in attesa, spesso essendo maltrattati e visti come un peso dalle autorità responsabili dei rifugiati. Dopo questi mesi di sofferenze indicibili e disumanizzanti, la famiglia di questo ragazzo ha preso la difficile decisione di lasciare la Turchia illegalmente su uno di quei barconi precari e sovraffollati che spesso vediamo nei nostri notiziari e che parlano dei rifugiati. Zaniar, i suoi genitori e i suoi tre fratelli, tutti bambini, insieme ad altri 53 rifugiati, hanno trascorso ben 4 giorni terribili su questa imbarcazione, con l'acqua che entrava da tutte le parti. Non avevano nemmeno un posto per sdraiarsi. I bambini erano spaventati, esausti e anche pativano il mal di mare in quelle condizioni tremende. Zaniar era quasi privo di sensi. La guardia costiera greca li ha seguiti
per molto tempo, salvandoli solo all'ultimo minuto, quando la nave stava quasi per affondare. Il padre di Zaniar ricorda questi momenti e dice: hanno gettato i miei figli e noi su delle piccole barche e temevo per la nostra vita, temevo che non saremmo sopravvissuti. E questa è la realtà di come l'Europa tratta i rifugiati. Quelle stesse persone poi che sono state solidali nella lotta, ed è davvero una vergogna. La solidarietà con il movimento Donne, Vita, Libertà in Iran, così come la lotta democratica di persone che condividono gli stessi valori dei diritti umani e dei diritti delle donne, deve riflettersi nel modo in cui vengono poi trattati gli attivisti di questo movimento quando devono fuggire dalla repressione. Quindi tutto questo dovrebbe significare un approccio umano nei confronti dei rifugiati, dei richiedenti asilo che arrivano alle frontiere dell'Unione Europea. Ecco perché vi imploro di stare dalla nostra parte, di essere solidali con il movimento di liberazione Donna, Vita e Libertà, che è schiacciata dalla pressione continua dell'intelligence, delle forze dell'ordine e di un sistema giudiziario iniquo che è stato creato dalla Repubblica Islamica, da questa intransigenza religiosa e da altre forze repressive nel nostro paese. Vi imploro di essere solidali con le famiglie delle vittime delle proteste dell'ultimo anno in Iran, perché molti di loro, a loro volta, sono stati arrestati o intimidati soltanto per evitare che onorassero la memoria dei cari che avevano perduto durante quelle stesse proteste. Vi prego di sostenere la giustizia, di protestare contro l'iniquo regime iraniano, per chi non può più farlo. Siate solidali con il movimento di liberazione Donne, Vita e Libertà. Grazie. Grazie Parastu. Peraltro Parastu è un artista che ci ha promesso poi magari di tornare a darci una mano anche con i nostri ragazzi per alcune idee che ci sono venute in questi due giorni che siamo stati assieme. La parola a Sara Zambaia per le conclusioni, poi verrà consegnato un riconoscimento alle nostre tre ospiti. Grazie Mauro, innanzitutto buonasera a tutti, welcome to our guest, it's a pleasure. E che dire, innanzitutto sarò breve perché abbiamo volutamente lasciato il maggior spazio alle nostre ospiti, quindi sarò breve perché non voglio tediarvi e perché i protagonisti non siamo noi dell'ufficio di presidenza questa sera, ma sono proprio le protagoniste che avete appena ascoltato e che ancora ringrazio per aver colto questo invito. Parto però dei doverosissimi ringraziamenti. Ringrazio Mauro Battuello, il presidente della Piazza dei Mestieri e tutta la dirigenza della piazza, perché per noi del Comitato Diritti Umani è inevitabilmente una arricchente collaborazione quella di questa sera, che speriamo ovviamente possa proseguire nel tempo, veramente un'ottima vetrina istituzionale, di ciò siamo molto contenti. Così come ringrazio tutte le comunità straniere che sono presenti, tutte le comunità religiose che sono presenti, ovviamente i componenti del Comitato Diritti Umani, oltre a Silvio Magliano anche Walter Nuzzo, Yunis Taunfik, Maria Rechegna e mi scuso insomma se non ne vedo altri. Li saluto perché ovviamente noi lavoriamo trasversalmente e compattamente, perché c'è una fortissima sensibilità in tal senso all'interno del Comitato, oltre gli schieramenti. La serata di questa sera perché l'abbiamo voluta? Mi ha preceduto da questo punto di vista
inevitabilmente Gian Piero Leo, con cui collaboriamo tantissimo quotidianamente ormai, e ringrazio ancora tantissimo, perché effettivamente da 2 anni stiamo portando avanti una grandissima attività come Comitato per i Diritti Umani. Tra l'altro, lo ricordo, la Regione Piemonte è l'unica regione che è dotata di un organismo di questa tipologia. Questo significa che nell'ambito dei diritti umani sul nostro territorio nazionale siamo i precursori, ed è il motivo per cui ci impegniamo moltissimo, non solo per la bellezza e per il piacere di portare avanti delle attività in vetrine meravigliose come quelle di questa sera, ma perché noi questa di stasera e le attività che facciamo non sono altro che l'esempio su cui dovrebbero proseguire tutte le altre regioni, perché allora possiamo iniziare a far pesare quella voce istituzionale, nazionale e ovviamente internazionale che serve per fare lo switch. Perché di diritti umani ne sentiamo parlare tantissimo, poi qualcuno non sa bene di che cosa si parli, perché a volte sembrano quasi dei diritti quasi mistici, invece sono tangibili, sono anche inseriti all'interno di una dichiarazione molto importante, che è la nostra dichiarazione universale dei diritti umani, che purtroppo non viene, oserei dire, molto rispettata a livello internazionale, e le testimonianze di questa sera lo dimostrano. Però ci indicano quella che dovrebbe essere la strada. Voglio essere anche un po' polemica relativamente alla nostra comunità internazionale, fare delle piccole analisi senza tediarvi, ma solo per insinuare il dubbio su quella che è la direzione in cui dovremmo andare, o perlomeno in cui i governi dovrebbero andare a livello internazionale. Partiamo da un presupposto. Tutti noi, quando abbiamo studiato, siamo riusciti a fare delle analisi sulle dittature perché sui libri di storia ci invitavano a fare determinate analisi. Perfetto. Sulle situazioni che stiamo vivendo, dal momento in cui la storia la stiamo scrivendo noi, e la storia purtroppo in questo caso la stiamo vivendo noi, le analisi le dobbiamo collegare da soli. La prima considerazione da fare, ed è doverosa per capire anche un attimino la matrice del tutto, è che tutte le dittature attualmente esistenti nel nostro pianeta sono tutte di matrice comunista. Questa è la prima cosa che va detto. E lo dico perché? Perché anche negli anni, quando si sono instaurate, e prendo come esempio la rivoluzione iraniana nel 1979, l'instaurazione di quel regime, il regime dei mullah, che è quello che oggi sta facendo letteralmente scandalizzare, grazie al cielo, la comunità internazionale, riceveva il plauso anche di governi democratici. Allora, io non voglio far politica, indubbiamente, perché questa è una serata istituzionale, però un po' come ci diciamo tanto, tra l'altro anche tanto proprio con i colleghi e gli amici della comunità iraniana, non basta più la solidarietà internazionale. Allora, la serata di questa sera deve un po' invitarci, soprattutto noi che operiamo fisicamente per la salvaguardia e rispetto dei diritti umani da questo punto di vista. La solidarietà non basta più, occorre trovare la strada politica e amministrativa per cercare di spronare un po' la situazione. Noi come regione lo stiamo facendo, e ripeto, siamo gli unici a farlo, perché siamo gli unici che abbiamo il comitato. Peraltro abbiamo anche, attraverso l'attività del comitato, una forte storicità di atti di indirizzo che abbiamo presentato in consiglio regionale. Noi ci siamo insediati proprio sull'onda della nuova guerra tra Ucraina e Russia, ma ricordo è dal 2014 che andava avanti, quindi insomma già negli anni precedenti si lavorava in tal senso. Dopodiché ci siamo cimentati con la crisi afghana, quella iraniana, e abbiamo sempre depositato degli atti. Siamo in procinto, peraltro, guardo le amiche del Sud America, oltre a Tamara, di depositare un atto proprio su quel che riguarda purtroppo la gravissima, ma credetemi, veramente gravissima situazione in cui verte il Sud America, perché oggi abbiamo con noi Tamara del Venezuela, ma lei rappresenta tutte le situazioni di crisi presenti nell'intero Sud America. Cito come esempio Cuba, Mauro non ammazzarmi, ma questa è anche l'occasione per fare un po', come dire, di racconto. Hai ragione, infatti non ho ringraziato gli interpreti nei ringraziamenti, perché me l'ero insomma annotato a memoria, perché non è stato facile nemmeno reperirli per voi, e quindi veramente un doppio applauso da questo punto di vista. Ad esempio, la situazione in cui verte il popolo cubano, non molti lo sanno, è veramente devastante. La situazione in cui vertono i medici di Cuba
perché abbiamo parlato, sentito parlare anche tanto nei medici di Cuba. Ecco, io non voglio raccontarvi tutta la verità perché probabilmente potrei magari avere anche delle ripercussioni istituzionali in tal senso, ma credetemi, sono ostaggio del regime. Loro quando vengono a operare qua in Europa non possono neanche avere i contatti con la propria famiglia, gli sequestrano i documenti perché loro sono considerati, un po' come in tutte le dittature, proprietà del regime. Eppure noi con questi soggetti, con queste persone entriamo in contatto, ma allora la domanda che ci poniamo è: quanti di noi, anche coloro che hanno un minimo di passione sui diritti umani, conoscono e approfondiscono il tema? Per noi del Comitato Diritti Umani e dell'Ufficio di Presidenza, ma anche per i componenti, questa esperienza, questa legislatura e questo impegno sono inevitabilmente una grandissima occasione anche per arricchire la nostra cultura in tal senso, perché la presenza di ospiti come stasera, ma la presenza veramente fitta delle comunità internazionali con cui quotidianamente e settimanalmente entriamo in contatto per programmare l'attività, ci fa veramente capire quella che è la portata del fenomeno. Però, e poi ovviamente volgo alle conclusioni, quello che mi viene da dire è che io vedo una comunità internazionale immobile, perché tanti di noi, ce lo siamo anche chiesti questa mattina con gli studenti, ci chiediamo: ma l'ONU in tutto questo, che dovrebbe essere forse il collante delle reti internazionali, che cosa sta facendo? Perché è ovvio che l'ONU è culla di democrazia, però probabilmente non riesce a prendere la situazione in mano. Abbiamo governi internazionali che probabilmente la stanno prendendo in mano la situazione, sì, ma non nel modo in cui auspichiamo, perché notizia recentissima del 18 di settembre che per liberare 6 prigionieri americani gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Iran, svincolando 6 miliardi di euro, di dollari, scusatemi, peraltro. Quindi questo ci fa capire quanto la questione degli interessi economici, degli interessi delle materie prime, degli interessi dei minerali, del petrolio ovviamente, sono probabilmente l'unica ragione fondante, ma ci vanno di mezzo dei popoli. Per questo dico, possiamo fare le sanzioni finché vogliamo, noi come Europa nei confronti soprattutto della Russia le stiamo facendo, Biden ovviamente ha tranquillizzato tutti che le sanzioni dell'Iran non cambiano, ma cambia veramente la sostanza, questo per far capire che le sanzioni non sono sufficienti, quindi o c'è uno shock democratico o io temo, caro Mauro, che per tutti gli anni a venire ci incontreremo parlando di diritti umani senza grandi sviluppi. Vi ringrazio ancora moltissimo, ringrazio ancora molto la Piazza dei Mestieri, ringrazio e saluto calorosamente le nostre ospiti che tra poco premieremo e soprattutto grazie a tutti i presenti, a tutte le comunità internazionali per il grande sostegno e lavoro che portano avanti. Buona serata. Grazie. Allora, passiamo alla premiazione. Io dico solo in conclusione che la Piazza dei Mestieri mantiene la sua tradizione di essere un luogo aperto e di confronto. Questa è la nostra caratteristica. Qua è veramente la possibilità per tutti di poter venire. Stasera è stato un esempio di testimonianze, di incontro, di dialogo e questa è la cosa che ormai da 20 anni, perché il prossimo anno festeggiamo i 20 anni, è un po' la cifra della Piazza dei Mestieri, è un po' quella che noi piace, perché noi quello che interessa è incontrare le persone. Incontrare le persone e provare a fare un pezzo di strada assieme. Infatti già subito stamattina ci veniva in mente come possiamo continuare a collaborare in qualche modo. Questa è la nostra cosa e questo è possibile anche grazie al vostro sostegno. Ricordo solo una cosa, che domani alle 18 ci sarà un incontro con il governatore della regione Cirio e il sindaco Lorusso e il professor Giorgio Vittadini della Fondazione per la Sussidiarietà. È un incontro molto importante che chiude il ciclo degli incontri, no, chiude, è il penultimo, ce n'è ancora poi uno la sera sulla famiglia, perché si tiene insieme politica e famiglia, però ve lo ricordo perché domani 18 è un momento importante, anche qua mettiamo sul tavolo, come quando nacque la piazza, un governatore di centrodestra e un sindaco di centrosinistra. Questo è l'esempio che ci vogliono, luoghi in cui sia possibile parlarsi. Questa è un'altra delle precondizioni per costruire dialogo e collaborazione. Io passo qua perché, come ho detto all'inizio, io darei la prima a essere premiata da parte del Presidente del Consiglio regionale, e Natalia Fedorovic, la quale poi dopo a sua volta vuole premiare i nostri ospiti, i nostri collaboratori, ma quello sarà
la cosa finale. Ok, dopodiché la nostra vice... Le volevo donare un pins dello stemma del Consiglio regionale del Piemonte. Quindi la seconda a essere premiata dalla vicepresidente Sara Zambaia è Tamara Sulai Suhu Roa. Nella targa, non l'ho detto prima, che viene messo un riconoscimento che si sono distinti per l'impegno nella tutela dei diritti umani. La terza, Parastu, nostra amica premiata da Gian Piero Leo, che insomma da sempre un amico dei paesi arabi. Infatti sta lui. Devi dargli la targa prima di abbracciarla. C'è un fuori programma, io inviterei qua anche il presidente di Piazza dei Mestieri, Dario Di Freddi, perché anche noi nel nostro piccolo, però voglio dare un piccolo dolce ricordo alle nostre amiche che sono qua con noi. E oggi hanno visto i ragazzi, avete parlato ai nostri ragazzi. Questo prodotti, che sono il cioccolato della Piazza dei Mestieri, viene prodotto anche con l'aiuto dei nostri ragazzi, per cui vogliamo portare un po' di dolcezza nelle vostre comunità facendovi questo omaggio. Il cioccolato non è solo dolce, dà energia, l'energia è importante per la battaglia. Grazie della vostra testimonianza. Noi abbiamo anche del cioccolato venezuelano, eh? Ecco, e da ultimo Natalia, io qua hai portato quintali di roba, non so come hai fatto a passare i controlli dell'aeroporto, ma okay. Spiegaci cosa. Io faccio da valletto, ti aiuto, dimmi cosa devo prendere. Хотіла би цим символічним подарунком, хустками, символами України, засвідчити нашу повагу, нашу вдячність вам за все, що ви робите для України і для нас. Io vorrei ringraziarvi per tutto quanto che voi fate per l'Ucraina e per noi. Questi foulard sono i simboli dell'Ucraina. Bene, io vi ringrazio, grazie della pazienza fino a quest'ora tarda, ma penso ne valesse la pena. Grazie a voi, buon ritorno e vi avremo al nostro fianco e saremo al vostro fianco. Ah, anche a me vuole dare la foulard, giusto?